Noi siamo oramai al giro di boa di un anno, quindi le scelte cominciano a dare i loro frutti. I mezzi nuovi sono arrivati, altri ne devono arrivare perché stiamo reperendo mezzi finanziari. Sulla gestione, ecco, la dimostrazione di ciò che facciamo è l'aver tenuto Teramo in ordine con tutte le manifestazioni che si sono succedute nei vari periodi estivi. E come è stato possibile acquistare questi nuovi mezzi e quanti sono e cosa sono soprattutto, cosa andranno a fare? Allora, noi abbiamo preso una nuova spazzatrice attraverso un'operazione di leasing e in più abbiamo preso due nuovi porterini, due nuovi mezzi per la raccolta non ingombranti per poter viaggiare nel centro storico e altri due mezzi che abbiamo revisionato sia in maniera ordinaria che straordinaria. Questi mezzi ci permettono di lavorare meglio. Siamo all'inizio, sappiamo benissimo che c'è da fare tanto, tanto, tanto sul reperimento dei mezzi finanziari. Abbiamo delle ottime notizie, quindi man mano provvederemo. Per i mezzi, ecco, cerco di dire questo: il reperimento dei mezzi finanziari non può essere dedicato solo all'acquisizione del mezzo. Perché? Perché oggi esistono tantissimi modi per operare, soprattutto per noi per avere costi certi in un momento così difficile. Per cui noi stiamo cercando attraverso anche la locazione full, quindi avere un mezzo che ci permetta di poter già stabilire un prezzo anche comprensivo di manutenzioni ordinarie, straordinarie e cambio gomme all'interno del nostro PEF in maniera più strutturale, in modo da poter fare dei budget più sicuri. Questo è quello che stiamo provando a fare. Il nuovo logo pensato dagli studenti le piace? A me piace, direi una sciocchezza se dicessi qualcosa al contrario, ma non mi piace il logo di per sé, ma la storia che c'è dietro al logo. La storia è fatta di una nuova cultura fluida, di un nuovo interpretare questo tipo di attività da parte dei ragazzi che hanno inteso l'ambiente con la figura di una faccia giovane pulita. Ritengo che questo sia un ottimo messaggio. L'ultima, l'indifferenziata è già ad una buona percentuale qui a Teramo. Si pone degli obiettivi, altri obiettivi nel medio-lungo periodo in tal senso? Noi stiamo facendo un ottimo lavoro in termini di raccolta, mancano gli impianti, quindi il nostro obiettivo è quello di riuscire ad avere un'impiantistica adeguata, in modo da non dover poi trasportare di nuovo i rifiuti che sono una risorsa.